Perfetto, grazie Alfredo, buon pomeriggio, io ringrazio e saluto Sabino Petrongolo, come diceva il collega da studio, segretario regionale dell'USP, Unione Sindacato di Polizia Penitenziaria, tra l'altro lo possiamo dire il sindacato più rappresentato all'interno della casa circondariale di San Donato, oltre il 60% degli agenti. Petrongolo, allora partiamo proprio dalla situazione del San Donato, anche alla luce di quello che è accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, l'evasione di qualche ora fa e poi anche l'aggressione che c'era stata a tre agenti di custodia la settimana scorsa. Sì, praticamente possiamo dire che è un agosto abbastanza caldo qui a San Donato, ma come d'altronde anche a livello regionale, la situazione è un po' uguale dappertutto, però chiaramente qui si sono verificati questi due ultimi eventi che chiaramente hanno evidenziato le problematiche che ci sono ormai da tempo, che ormai noi continuiamo a segnalare ormai da più di un anno e mezzo che abbiamo attivato questo stato di agitazione qui a Pescara, cercando di coinvolgere il più possibile l'opinione pubblica, perché chiaramente si pensava che così facendo qualcuno insomma si rendesse conto che qui c'è bisogno di personale. C'è questa carenza veramente cronica di personale, però evidentemente quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, perché dall'ultimo concorso a Pescara non hanno mandato nessuno, quindi ci ritroviamo oggi a piangere questi eventi che accadono quotidianamente. Petrongolo, una situazione è quella del carcere San Donato, comune ad altre case circondariali, sovrannumero, dunque presenza di detenuti oltre la capienza limite del carcere, poi ovviamente, come diceva lei, carenza di personale, due facce di una stessa medaglia. Purtroppo sì, anche se adesso a seguito dell'emergenza Covid un po' i numeri sono scesi per quanto riguarda il sovraffollamento, perché chiaramente alcuni detenuti sono riusciti a prendere una sospensione pena o comunque ad essere mandati ai domiciliari, quindi un po' il numero è sceso, ma parliamo di pochi numeri, insomma di quantità, parliamo di qui a San Donato stavamo a 400, adesso stiamo intorno ai 330-340 detenuti. Però la carenza organica invece più passa il tempo e più aumenta. Perché quanti agenti mancano all'appello secondo voi per il carcere di San Donato? Ma a carcere di San Donato c'è una carenza che tocca il 40%, quindi chiaramente parliamo di numeri elevati, parliamo di 40 colleghi, e che chiaramente molti di questi sono malati da lungo tempo proprio a causa di queste patologie correlate da stress, da lavoro, e quindi anche oltre ai pensionamenti ci sono queste malattie che chiaramente vanno a depauperare il numero dei colleghi in servizio. Paolo, a proposito dell'emergenza Covid, sì, Alfredo. Scusami, prima che tu prosegua con le domande, volevo fare un passo indietro e tornare però al fatto grave che è successo, cioè l'evasione del detenuto, perché la Procura ha aperto una indagine. Lei è in grado di dirci che cosa è successo, se insomma avete ricostruito quanto è accaduto all'interno del carcere? Ma guardi, per quello che chiaramente che si può ricostruire, c'è poco da ricostruire. Il detenuto che chiaramente ha approfittato di un punto cieco per quanto riguarda un posto dove nascondersi il momento che si stava chiudendo il passeggio, quindi che tutti i detenuti rientrassero all'interno dell'istituto, subito dopo che chiaramente lui è rimasto lì fuori da solo, gli altri detenuti rientrano in reparto, c'è una conta dove chiaramente si effettua una conta per vedere se tutti quanti sono presenti. In quel frattempo lui non ha fatto altro che scavalcare una prima recinzione e il muro di cinta, che chiaramente è un muro purtroppo che non ha sistema di antiscavalcamento, ed è grave perché chiaramente un istituto come Pescara con un muro di cinta così basso, perché a livello nazionale è uno degli istituti che ha il muro di cinta più basso, e purtroppo come dicevamo prima non ci abbiamo né le risorse umane e né le risorse strutturali, perché anche se chiaramente ci fossero risorse strutturali per quanto riguarda videosorveglianza, di scavalcamento, almeno andremo a sopperire un pochettino quello che potrebbero essere le carenze organiche. Sì, Paolo, allora a te per il proseguire l'intervista, allarghiamo anche un po' il discorso fra un po' alla situazione delle altre carceri in Abruzzo. A te, Paolo.
Sì, esattamente, infatti era quello che volevo chiedere al segretario regionale dell'USP, qual è la situazione oggi nelle altre case circondariali della nostra regione? Ce ne sono diverse, alcune importanti come per esempio il carcere di Sulmona, il Castrogno di Teramo, Madonna del Freddo di Chieti, Lanciano, Vasto e poi aggiungerei, Petrongolo, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che avete dovuto gestire in questi ultimi mesi, da questo punto di vista credo che sia filato tutto più o meno per il verso giusto, non ci sono stati problemi all'interno delle case circondariali della nostra regione. No, infatti per quanto riguarda il discorso del contagio, in Abruzzo non si sono registrati contagi e questo chiaramente è il fatto di un lavoro svolto bene, chiaramente con una massima attenzione anche da parte nostra che chiaramente operiamo all'interno degli istituti con dispositivi. Però chiaramente per quanto riguarda invece il discorso di carenza devo dire che è pressoché simile anche a livello degli altri istituti, la carenza organica c'è un po' dappertutto, chiaramente c'è a livello regionale ma anche a livello nazionale, però se chiaramente non si fanno concorsi e non si mette rimedio a questa soluzione non so come andremo a finire, perché purtroppo i pensionamenti ci sono ed è giusto che ci siano e di conseguenza dovrebbero esserci anche quelle assunzioni che andrebbero a sopperire questi pensionamenti. Carcere di massima sicurezza di Sulmona e poi carcere e Castrogno di Teramo, queste sono le due case circondariali probabilmente insieme al San Donato più importanti. Focalizzando il discorso su Teramo e Sulmona, qual è la situazione? Ma Sulmona è vero che è l'istituto più importante a livello regionale, e anche perché ci sono detenuti di una certa pericolosità all'interno, quindi è chiaro che essendo un carcere di massima sicurezza, anche lì ci sono i problemi legati a un discorso di carenza di personale, ma anche a un problema forse legato a tipologie di detenuti messi insieme e quindi con un rischio che potrebbero venire a contatto fra di loro. Quindi noi abbiamo non molto tempo fa fatto un incontro con la direzione del carcere di Sulmona dove abbiamo chiesto anche l'aiuto del direttore a far sì che almeno si potrebbe andare a eliminare una tipologia di detenuti che chiaramente non dovrebbero stare insieme a detenuti normali, quindi adesso non vado nello specifico. Certo. Quanto riguarda invece Teramo? Teramo anche esso è un carcere che ha una forte carenza di personale, sovrannumero di detenuti elevato. Le problematiche sono simili, sono tutte simili e quindi questi problemi si risolvono solo se il Ministero si rende conto di quelli che sono i numeri e le carenze e fanno delle assunzioni veramente importanti per andare a sopperirle. In chiusura, in autunno cosa potrebbe accadere in quanto a concorsi, assunzioni? Insomma, l'augurio, l'auspicio è che si possa sopperire questa carenza di personale. Già dal mese di settembre-ottobre ci sono delle sensazioni positive da parte dei sindacati? Le sensazioni positive ci sono, però dobbiamo anche tener conto del fatto che ci sta questa emergenza Covid che chiaramente limita anche l'iniziare un corso, perché chiaramente questi ragazzi dovrebbero essere messi all'interno delle scuole e quindi anche il Ministero non sa come poterli assumere. Quindi è tutta una situazione in divenire che chiaramente si dovrà risolvere, perché in qualche modo comunque bisogna fare assunzioni.